Buongiorno, ben ritrovati. Questo speciale sorteggio per quanto riguarda i playoff con l'Avellino che ieri ha staccato il pass per il secondo turno nazionale battendo il Palermo 1-0. Buongiorno a voi, buongiorno Michelangelo Freda. Buongiorno Pellegrino, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Oggi è una giornata cruciale per capire chi sarà il prossimo avversario dell'Avellino dopo l'ottima vittoria ottenuta ieri 1-0. Intanto vediamo qui le immagini È del iniziata, è sorteggio che sta iniziata. per iniziare. Vediamo Francesco Ghirelli vicino alla bolla dove verranno estratti i nomi delle Eh sì, squadre. ricordiamo le quattro Esatto. teste di serie, no? Che sono Sud Tirol, Alessandria, Padova e Catanzaro, e le altre quattro che arrivano, che sono Renate, Avellino Albino Leffe e Feralpi Salò. Feralpi Salò che ha eliminato il Bari grazie allo 0-0 di ieri, il Renate ha eliminato il Matelica grazie al doppio 1-1 sia all'andata che al ritorno. L'Avellino abbiamo detto, no? 1-0 con il Palermo, e l'Albino Leffe, Michelangelo, che incredibilmente ha ribaltato il Modena all'89esimo e al Sì, 97esimo, cioè sì. una sconfitta bruciante, incredibile Diciamo per che il Modena. in questo primo turno di playoff sono saltate alcune teste di squadre abbastanza blasonate, importanti, comunque ostiche come Bari e Modena. Al tempo stesso, diciamo, si può facilitare il percorso eliminando queste due squadre per l'Avellino, che deve sfruttare al meglio la prossima occasione, certamente tra le quattro teste di serie, la più problematica, mettiamola così. Io vedo proprio il Padova, la formazione che è arrivata anche a pari punti nel termine della stagione, soltanto per differenza reti e risultati ottenuti, non è andata direttamente in Serie B, proprio a pari punti con il Perugia, se non erro, giusto? Sì, allora ecco qua L'accoppiamento per il il secondo sorteggio. turno dei playoff Ascoltiamo. nazionali, quindi verranno sorteggiate una società vincente primo turno playoff nazionali e una società testa di serie e così via fino a completare le quattro gare. Naturalmente la prima gara verrà giocata in casa dalle società vincenti primo turno nazionale e la seconda gara, la gara di ritorno, in casa delle società testa di serie. Dopo aver completato questo primo sorteggio, e quindi quando avremo le quattro gare, verranno sorteggiati l'accoppiamento già per le semifinali. Avremo in un'urna in cui verranno posizionati le quattro biglietti con le diciture vincente gara 1, vincente gara 2, vincente gara 3, vincente gara 4, e quindi verranno sorteggiato l'accoppiamento. La prima società che verrà pescata giocherà la gara di casa. La gara di andata in casa, mentre naturalmente la gara di ritorno verrà giocata dalla seconda estratta. Stessa procedura verrà quindi fatta per la gara finale, verranno sorteggiate le due finaliste e a quel punto lì la prima sorteggiata giocherà la gara di casa, la gara d'andata in casa e la gara di ritorno fuori casa. Questo è un po' il quadro della situazione. A questo punto procederei con l'estrazione vera e propria, chiamerei Tommaso Donati, responsabile dell'ufficio agonistica. Allora, cresce l'attesa per questo sorteggio. Sì. Allora, insieme io e te abbiamo il 50% di possibilità di indovinarla. Ecco Siamo qui, sì, un po' a assolutamente. sensazione. Tu ti Vero. senti qualche squadra in Io vado particolare? per Catanzaro e Sud Tirol, vorrei No, devi dire evitare una. Catanzaro. Io ho la sensazione sul Padova, non so perché, Ma io mi magari auguro di non beccare sarebbe già il altro match Padova, è una squadra storico. molto Eliminazione dura, delle quattro gare. è una delle squadre. Abbiamo sentito. Ecco C'è qui. l'estrazione, sentiamo. Perfetto. Prima di iniziare, vista la presenza Eh sì, delle ricordiamo le società, quattro teste di chiederei serie. quindi al direttore generale Diego Foresti del Catanzaro di omaggiarsi anche lui di un aiuto al sorteggio. Quindi, come precedentemente spiegato, si procederà ora con la prima estrazione tra le squadre vincenti del primo turno nazionale. Prego, direttore. Appunto, questa società giocherà la gara di andata il 30 maggio in casa. Feralpi Salò. Feralpi Salò, grazie direttore. Farà appunto parte della gara 1. La ringrazio. Ma non si allontani troppo perché il sorteggio comunque continua. Nadia estrarrà ora
una testa di serie appunto tra Alessandria, Catanzaro, Padova e Sudtirol, che giocherà il ritorno in casa il 2 giugno. Alessandria. Quindi, cazzata, gara 1, anche se ormai sono un po' tutti. Veralti, Salò, Alessandria. A questo punto chiedo al segretario generale Fabio Fagliani di, anche lui, ringraziandolo della Lombarda presenza. Lombarda contro Piemontese in questo momento. Ah, Ferrari Pisalò che ha sorpreso, no? Con Firenze, l'eliminazione del Bari, una squadra tosta, una squadra solida che gioca anche buona, lui, anche una se squadra vincente del primo turno nazionale. Meriti che attenzione, questo è il raggruppamento dell'Avellino in questo momento. Vediamo chi viene fuori. Tra Renate, Avellino e Avellino Leffe. Renate. Grazie. Dunque, segretario. Vediamo il Renate, chi beccherà? Così quindi, restano solo Renate giocherà il 30 maggio in casa. Padova. Con Temi Padova, quindi, diciamo. Padova. Vediamo. Padova, sì. La indovina, mi gara 2. Renate Padova, e quindi all'Avellino restano Catanzaro e Sudtirol. Ai. A Bolzano ci vedo. O la rivincita col Catanzaro. Già ti ci vedo con. Noi l'abbiamo promesso, tra l'altro. Sì. Il look. Avellino. Ecco l'Avellino. Eccolo qui il momento, ragazzi. Gara 3. Catanzaro. Vede presente o Avellino. Sudtirol per l'Avellino. 30 maggio in casa. Vediamo poi mercoledì prossimo dove andiamo. Una tra Catanzaro e Sudtirol. Sudtirol, si va a Bolzano, 3. Si va a Bolzano contro Avellino, il Sudtirol. Procediamo qui. Eccolo qua il sorteggio dell'Avellino. Di gara 4. ce lo sentivamo da parecchi mesi questa cosa di andare in trasferta. Me lo sentivo ragazzi. E poi ovviamente Albino Leffe contro il Catanzaro. Beh, ci sentiamo di dire sorteggio fortunato per il Catanzaro, viste le squadre a disposizione. Quindi, un piccolo riepilogo. Questo è il quadro, quindi. Le quattro gare del playoff del secondo turno nazionale che si giocherà in andata il 30 maggio e il ritorno il 2 giugno sono: gara 1, Feralpi Salò Alessandria, gara 2, Renate Padova, gara 3, Avellino Sudtirol, gara 4, Albino Leffe Catanzaro. Queste le quattro partite, perfetto. Eccola qua la grafica. Quindi. Procediamo quindi ora al sorteggio per definizione del tabellone delle Final Four. Per le semifinali, sì. Si va un po' ad impostare già, no? la struttura del tabellone per le semifinali. Bisognerà arrivarci, ovviamente. Vediamo. Come spiegato precedentemente dal segretario generale Paolucci, queste due urne contengono le vincenti quindi delle gare del secondo turno nazionale, delle quattro gare, successivamente le due semifinaliste. Quindi l'Avellino è gara 3. Quindi andiamo ora a determinare la gara di semifinale A. Quindi la prima estratta giocherà l'andata il 6 giugno in casa, la vincente di gara 4, quindi la vincente tra Albino Leffe e Catanzaro. Gioca in casa. Nadia, la prima incontrerà semifinale. Il 6 giugno la vincente di gara 1. Di gara 1, quindi Feralpi Salò Alessandria. Pertanto la semifinale A è definita con la vincente tra Albino Leffe e Catanzaro e la vincente tra Feralpi Salò Alessandria. Quindi l'Albino Leffe e il Catanzaro che giocano la prima in casa il 6 giugno. Determinare chi giocherà in casa. Vediamo chi giocherebbe prima in casa. Tra la vincente di gara 2 e la vincente di gara 3. Vincente gara 2. La vincente di gara 2 gioca in casa. Tra Renate e Padova giocherà in casa la gara prima. Di andata
delle semifinali di playoff 6 giugno contro appunto la vincente di gara 3 Avellino su Tiro. Con l'ultimo sorteggio definiremo chi tra le vincenti delle due gare di semifinali giocherà la gara di andata della finale playoff 2020-2021 in programma il 13 giugno in casa e chi il 16 giugno fuori casa. Prego a Nadia di effettuare il sorteggio. Vincente finale, semifinale, scusate, B, giocherà in casa il 13 giugno, pertanto una tra Renate, Padova, Avellino e Sudtirol giocherà la finale di andata il 13 giugno in casa contro appunto la vincente della semifinale A, che appunto sono tra Albino Leffe, Catanzaro e Ferrarpisolo Alessandria. Abbiamo quindi completato il tabellone delle Final Four. Sì, 13 e 16. Chiedo pertanto cortesemente al Presidente Chinelli Vabbè, vediamo di superare il tour. Bene, in bocca al lupo a tutti, non ho altro da dire, se non sono gare combattute, auguro il massimo della gioia a tutti, però sicuramente ci sarà qualcuno che dovrà essere costretto, sarà costretto ad uscire. Bene, questo è quanto per il sorteggio dei playoff. C'è da affrontare il Sud Tirol, una squadra di cui parlano tutti bene, una squadra che ha eliminato la Pro Vercelli prima perdendo 2-1 a Vercelli e poi ribaltandola 2-1 proprio ieri in casa. Ricordiamo che si gioca a Bolzano e poi ci toccherebbe diciamo una tra Renate e Padova. Eccola qua la grafica: Ferrarpisolo Alessandria, Renate, Padova, Avellino Sud Tirol, Albino Leffe e Catanzaro. Come giudichi questo sorteggio per l'Avellino? Allora, sicuramente una partita complicata questa qua, però rispetto ad altre compagini come può essere il Padova è molto più abbordabile. Certamente la squadra che ci troveremo ad affrontare è una squadra molto compatta che gioca anche un bel calcio con dei giocatori da tenere sott'occhio, basti pensare soltanto a Daniele Casiraghi che ha realizzato 14 gol in questa stagione, già andati in rete anche nella gara contro la Pro Vercelli, è una squadra da temere, comunque ha fatto 75 punti in campionato, è arrivato soltanto a 4 lunghezze da Perugia e Padova che hanno terminato la stagione a pari punti in classifica, bene ricordarlo, quindi stiamo per affrontare un'ottima corazzata. L'importante è che l'Avellino si faccia trovare pronta e credo che anche con il nostro sistema di gioco possiamo dar fastidio alla squadra che ci troveremo ad affrontare. Sì, è un Sud Tirol che poi comunque a differenza delle altre si ritrova ad aver già giocato, no? Quindi già con un po' di benzina in più nelle gambe. Tra poco intanto andremo di nuovo a collegarci con il salotto della Lega Pro, ci sarà l'intervista al presidente Francesco Ghirelli. Valuti invece fortunato tra virgolette il sorteggio del Catanzaro, anche se comunque l'Albino Leffe ha dimostrato di essere un osso duro. Sì, e anche, voglio dire, merito della posizione in classifica che l'è andata a favorire, voglio dire, perché beccare l'Albino Leffe, diciamo che è la squadra meno pericolosa di questo secondo turno, però abbiamo visto che i playoff non bisogna mai sottovalutare gli avversari perché ci possono essere sempre delle sorprese, ma in questo momento è bene guardare in casa nostra e guardare altrove perché ci aspettano due partite difficili, molto dure, successivamente dovremo vedere se passeremo il turno, chi andremo a incrociare tra Renate e Padova, diciamo siamo entrati nel vivo di questi playoff, quindi un avversario vale l'altro, anzi forse è meglio che in questo momento l'Avellino si ritrova a giocare anche con un avversario duro come può essere la formazione del Trentino Alto Adige, perché è anche un modo per testare la propria forza psicologica dopo il buon match giocato ieri contro il Palermo.
Eh sì, tra l'altro un Sud Tirol che vanta tra le proprie file un ex biancoverde dell'anno scorso, ovvero Nermin Karic, che dopo un buon avvio di stagione, poi dopo insomma fu messo un po' in disparte, sì, da mister Capuano, uno invece dei protagonisti della cavalcata del Sud Tirol. Dicevamo, insomma, una squadra, sto leggendo qualche dato, con un'età media dell'11 titolare sui 29,6 anni, una squadra che gioca col 4-3-2-1. Ad esempio, nella partita di ieri ci sono stati tantissimi cartellini gialli, 5 ammoniti tra l'altro, e quindi insomma una squadra piuttosto fallosa. In gol è andato Casiraghi, è andato anche Odogu, che è la punta centrale, ha anche dichiarato: è il gol più importante della mia carriera. È un Sud Tirol che arriva ovviamente sulle ali dell'entusiasmo dopo aver fatto una rimonta così come l'ha fatta l'Avellino, e ha eliminato appunto una squadra come la Pro Vercelli, che è un'altra di quelle che aveva disputato un grande campionato nel proprio girone. Assolutamente, e come dicevamo sono tutte partite importanti queste qua. Il Sud Tirol è una squadra che gioca molto bene a calcio, ha dato dimostrazione della sua forza anche nel finale di stagione. Adesso bisogna soltanto concentrarsi e capire come arginare anche un test match questo qua contro una compagine di, mettiamolo così, di un altro girone che finora l'Avellino non aveva potuto testare. Quindi possiamo anche toccare con mano il livello degli altri campionati. Io credo che il girone B quest'anno sia stato il più complicato, dove si vede dalla classifica, dai risultati, quindi sarà una partita divertente, anzi me lo auguro. Però l'Avellino si dovrà far trovare pronta, certamente dobbiamo ragionare anche sui cartellini gialli, dobbiamo vedere quanti ammoniti hanno ottenuto anche nella gara di andata contro la Pro Vercelli, perché sicuramente puoi farti anche dei conti per cercare di beccare qualche squalifica, mettiamola così, magari qualche, certo, diffida nei confronti, certamente, del Sud Tirol. Certamente in rosa ovviamente il Sud Tirol, al di là del tecnico che conosciamo, Stefano Vecchi, ex Carpi, ex Inter, anche giovanili, sì, dell'Inter, quindi comunque parliamo di un tecnico preparato. Ci sono uomini di qualità e di esperienza, vedi Simone Davi, Malomo, di Cari ci abbiamo già detto, Leandro Greco, ex centrocampista dell'Hellas Verona e del Foggia, Fischnaller, un attaccante che insomma ha giocato spesso e volentieri, ha realizzato 8 gol in quest'anno. Serie B, l'attaccante Simone Magnaghi, insomma è una squadra che ha tanti marcatori, paura, ha tanti marcatori, è una squadra che ha realizzato 66 gol in campionato e ne ha subiti appena 29, quindi stiamo parlando anche di una delle migliori difese del torneo del girone B. Basti vedere che comunque la prima in classifica, il Perugia, ha subito 30 gol, il Padova 26, il Sud Tirol 29, il Modena 28, quindi sono squadre che giocano anche molto, con delle linee molto strette che concedono poco alle formazioni avversarie, ma soprattutto segnano una grande quantità di giocatori, perché posso andare a vedere Casiraghi 14 gol, Fischnaller 8, Voltan 6, Rover 6, Beccaro 5, Tait 5, cioè è una squadra che ha la possibilità anche di far subentrare delle riserve che in gare in corso incidono. Ed è un dato da non sottovalutare, perché questa è l'alternanza degli attaccanti che fa bene a una squadra, quando hai giocatori capaci di subentrare dalla panchina e di cambiare la gara in corso realizzando anche qualche gol. Stiamo vedendo comunque i dati di media realizzativa, comunque è un po' più alto rispetto all'Avellino. Eh sì, terzo attacco e terza difesa del girone B, una squadra che comunque è arrivata a 4 punti dal primato, che si è giocata il primato fino all'ultima giornata. Insomma, non era una squadra che diceva, vabbè, deve stare lì tra i primi 3-4 posti, invece no, il Sud Tirol almeno fino a 2 giornate dal termine aveva la speranza ovviamente di giocarsi la promozione in Serie B, al di là della trasferta proibitiva lunga per quanto riguarda l'Avellino, che ovviamente si organizzerà nel migliore dei modi, ma ovviamente viceversa anche il Sud Tirol dovrà venire qua. Ci sei mai stato allo stadio del Sud Tirol? No, non ci sono mai stato, sarà una bella avventura questa qua, devo dire la verità, sarà anche un bel viaggio. Perché avevamo promesso, ma è una promessa che non so se si potrà realizzare, mi auguro di no, di farci ritrovare con Luca tirolese. Assolutamente, ci faremo trovare con Luca tirolese, sì, assolutamente. Non avremmo mai immaginato che si potesse essere così, realizzarsi vero, appunto questa trasferta qua. Per quanto riguarda
Avellino Palermo, la differita alle ore 15.05 e alle ore 21.15 sul canale 90, ve lo ricordiamo, potrete rivedere tutta la partita di ieri sera, visto che Prima TV si è aggiudicata il pacchetto esclusivo di la diretta stadio e studio e ovviamente anche delle differite per esultare nuovamente davanti al televisore dopo la vittoria di ieri, una bella vittoria importante. Ah, stavo leggendo dei commenti, okay. Ci sono arrivati sotto la diretta, Carmine Checco, Ruocco con un pari, ci sono tempi supplementari e poi rigori visto che siamo terzi, entrambe no. No, Sud Tirol è la testa di serie. Vale ancora il ragionamento applicato, sì, nel primo turno dei playoff, quindi il Sud Tirol è testa di serie, quello l'ha avvantaggiato in questo momento, il discorso normale dei gol in trasferta e quant'altro, tempi supplementari, subentra soltanto dalle Final Four. Quindi adesso in questo momento il regolamento rimane pressoché uguale e quindi contano le due partite giocate e ovviamente il Sud Tirol parte, fra virgolette, avvantaggiato perché ha il miglior posizionamento in classifica essendo testa di serie. Tra l'altro il presidente Ghirelli ha dichiarato proprio a margine del sorteggio che gli stadi si apriranno al pubblico, ovviamente sempre limitato, il 2 di giugno e non ci sarà nessun anticipo, quindi l'Avellino anche domenica giocherà senza gli spettatori allo stadio Partenio Lombardi. E dicevamo, altre partite invece per quanto riguarda Renate Padova, vedi il Padova favorito, visto che Renate non è riuscito a battere né all'andata né al ritorno, allora, Matelli che ha accidiato dal Covid. Tra Renate e Padova c'è un abisso, a parer mio, e Padova è una tra tutte queste è la squadra che gioca meglio per me. È la squadra più dura da dover affrontare, credo che ci sia un abisso fra Renate e Padova, certamente il Renate può stupire con il suo allenatore, la sua organizzazione di gioco, ma vede estremamente favorita la formazione veneta. Feralpi Salò Alessandria è una gara a sé, perché l'Alessandria è una squadra altalenante, nonostante sia una corazzata, può, dipende tutto dalla condizione psicologica della squadra piemontese, ovviamente. Sì, vediamo se ci arriva anche qualche messaggio da parte dei tifosi biancoverdi. Luciano Crescitelli, anche io Catanzaro o Sud Tirol sei stato accontentato. Luciano, infatti, poi esulta. Dai, scrive Felice Faia, va bene così, Alessandro Solmita, dai Lupi, Marco Palumbo, Michi Anna Romeo, Arme Sud Tiroler, bisogna anche un po' ambientarsi, sì, sì. Caro Michelangelo? Eh sì, col tedesco è un po' difficile la comprensione, dato che ci ritroveremo lì a giocare al confine, diciamo, una squadra di confine. Mi devi fare un servizio adesso sul Sud Tirol tutto in tedesco, su come ci arriva, su... Assolutamente, guarda, parla con la mia dialettica in tedesco, assolutamente. Antonio Diorio, c'è gente nel Sud Tirol che tira bene le punizioni. Gli orari, chiede Ciro Fanelli, saranno comunicati subito. Sì, a breve, non ne sono ancora. Dovrebbe essere sempre pomeridiana. Comunque. Dovrebbe essere sempre dovrebbero iniziare alle 17.30 le gare, però attendiamo comunicazioni ufficiali da parte della Lega Pro. Bene, bene, non so se ci sarà, dovrebbe esserci Ghirelli tra poco, o vogliamo... C'è Ghirelli, ci dicono dalla regia, quindi eccolo qua. Sento un'intervista, sì, un'intervista al presidente Ghirelli, eccola qua. Da questi playoff che si stanno rivelando davvero molto interessanti, una formula devo dire sempre azzeccata, che regala spettacolo e emozioni, poi con tantissimi finali al Cardiopalma proprio in zona Cesarini, e poi a leggere anche le squadre che hanno partecipato a questi playoff possiamo dire senza timore di essere smentiti che sembra quasi una serie B o addirittura una serie A. È una serie C, è talmente bella che è una serie C. E ci manca il pubblico. Mi immagino che cosa sarebbe stato, sarebbero state le partite che si sono svolte ieri sera con il pubblico a Bari, ad Avellino, a tante altre, a Modena, nelle diverse città dove si sono svolti i play. Sarebbe stato bellissimo. Le partite che ci saranno a partire da domenica e da mercoledì, avremo ancora un turno senza pubblico, il 30, non ci è stata concessa la deroga, mentre la partita successiva del mercoledì, del 2 giugno, si aprirà al pubblico. Adesso si sta discutendo con le società per
come dare la possibilità anche a una parte dei tifosi ospiti di essere presenti, perché c'è anche un dato di sportività che va mantenuto in piedi dal punto di vista del confronto. Non nascondo che è stato un campionato difficilissimo, non auguro a nessuno, prima di tutto ai club, ai calciatori, agli allenatori, ai presidenti, a tutti coloro che hanno lavorato e anche a chi lavora in Lega, non tanto io, ma chi lavora in Lega, perché è stato sottoposto a una pressione fortissima in tutte le giornate, in tutti i giorni, per vedere che cosa stava succedendo, che cosa si stesse verificando. Però ne usciamo bene. Ne usciamo bene, quindi guardiamo in positivo, cioè dal 2 di giugno riprendiamo anche un dato di normalità, che mi piace tantissimo questo termine. Anche perché ormai purtroppo, diciamo purtroppo, ci stiamo abituando a vedere queste partite senza pubblico, che il pubblico regala veramente molto al calcio, perché poi anche i giocatori sentono naturalmente il sostegno, ci sono delle piazze anche soprattutto in Serie C che sono caldissime, quindi il pubblico si fa sentire. La domanda è banale, ma quanto beneficerà sia il calcio in generale, ma soprattutto la Serie C con il ritorno del pubblico negli stadi? Questo è il dato positivo. Io credo che invece dobbiamo partire da un dato che non sarà semplice riportare il pubblico allo stadio. Non sarà semplice perché è un anno e mezzo e le abitudini sono cambiate. È tornato centrale il pranzo della domenica a casa, lo stare insieme. Se si aggiunge la paura, che sarà difficile da superare per intero, non sarà facile pensare apriamo lo stadio e lo stadio diventerà pieno. No, non sarà così, bisognerà lavorarci, e da questo punto di vista credo che occorrerà fare un lavoro di accompagnamento, e su questo dovranno essere brave le società, i club e noi, per accompagnare, ritornare a riconquistare, andare allo stadio è un rito, è una tradizione, non sarà facile. Ecco, questo è l'aspetto. L'aspetto invece che prima c'era una domanda, è la domanda, diciamo, della gioia del ritornare alla normalità, la gioia dello stare insieme. Il calcio rappresenta esattamente questo, cioè quello di poter passare un'ora e mezza o per soffrire o per gioire, però passarlo insieme, viverlo. Esattamente quello che ci è mancato in questo anno e mezzo. Quest'anno e mezzo ci siamo stati relegati a casa, abbiamo avuto paura di incrociare persone. Non diciamo se abbracciarci oppure esaltarci in un gesto insieme. Ecco, questo sarà un percorso che dovremmo fare tenendo conto che ancora la partita col virus è tutta aperta e questo maledetto sta lì dietro, quindi non bisogna abbassare le barriere. Gioia, felicità, ma grande attenzione. Grande attenzione, come poi c'è stata sempre da parte della Lega, che ha seguito con appunto attenzione tutta la fase, specialmente in alcuni momenti delicati come ottobre, novembre, dicembre, quando sono state purtroppo tantissime le partite posticipate, e poi anche in questi play-off, in cui magari si sperava in un diciamo, esito dritto, in senso come calendarizzazione, invece anche lì purtroppo c'è stato il dovere intervenire, però diciamo che stiamo facendo passi avanti e speriamo naturalmente di tornare alla normalità il prima possibile. Sono state più di 120 le partite rinviate, quel periodo che ha ricordato, cioè tra metà ottobre e l'inizio di novembre, il rischio di interrompere il campionato è stato serio, anche perché il lavoro che abbiamo messo in piedi con e ci ha dato continuamente, ora per ora, oserei dire, giorno per giorno, quale fosse la reale situazione del virus e di quale fosse l'attacco epidemiologico che erano sottoposte le squadre. Le squadre hanno reagito bene. Dunque, queste alcune delle dichiarazioni del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. Va avanti ovviamente l'intervista, si parla certo sempre di format e di eventuali modifiche da certo, da ragioniamo un poco. Avete visto le squadre? Quante ce ne sono del sud?
D'Avellino. Il Catanzaro. Due squadre del sud, poi del nord Italia abbiamo Padova, Renate, Alessandria, Sud Tirol, Albino Leffe. Cioè, mi spiegate che forma a te? Non si va a garantire un equilibrio dei campionati come era un tempo la Serie B che si cercava di equiparare il nord, le squadre del nord con le squadre del sud. Adesso il calcio si sta centralizzando sempre di più al nord, quindi è inutile meravigliarsi se poi quando andiamo a vedere le mappe delle squadre professionistiche italiane, quelle là del meridione le troviamo soltanto in Serie C, non è colpa di demeriti o altro, ma sicuramente è anche un format che non ti permette l'inclusione delle squadre meridionali, di migliorare appunto il calcio del sud, che poi del resto erano gli altri format che lo permettevano, ma rimaniamo sempre sulla retorica, la bellezza di questo format che introiti ne porta pochissimi. E allora sarà Avellino Sud Tirol, appuntamento domenica allo stadio Partenio Lombardi con orario da definire, da comunicare. Nel frattempo vi ricordo, come avete visto in grafica, le differite del match di ieri sera tra Avellino e Palermo. Si parte alle ore 15.05. È tutto per questo speciale sorteggio. Abbiamo detto, sarà Avellino Sud Tirol prima in casa, poi Sud Tirol Avellino mercoledì prossimo, che vinca il migliore. Nel frattempo ci sarà casa playoff per avvicinarci, insomma ci sarà un po' di tutto, fattore C sabato. C'è da divertirsi, mancano, in attesa di questi playoff. Domenica una partita importantissima, poi noi partiremo per raccontarvi la gara di ritorno contro il Sud Tirol. Assolutamente sì, grazie a tutti voi per essere stati con noi, vi diamo appuntamento al TG Sport alle ore 13 per approfondire e commentare appunto questo sorteggio che vedremo il affrontare il Sud Tirol domenica alla Partenio Lombardi. Buon proseguimento con i nostri programmi. Questo programma è offerto da...